Il mio obiettivo è quello di abituare il corpo a mangiare tanti carboidrati. Parto con una quota fissa perché voglio che il corpo si abitui a mangiare tanti carboidrati. Sempre più asciutto. A 10 settimane dalla gara aggiungere il terzo giorno di carboidrati bassi. Dario veramente ci fa il male. Normalmente scrivo prima l'allenamento. Potete mangiare un chilo e mezzo di carboidrati, ragazzi. Prima dovete portare il corpo in deficit e poi potete permettere di mangiare. Perché era inconcepibile avere la medaglia al valore se prima non avevi i segni del cilicio, no? Delle frustate sul Golgotha. E noi eravamo contenti quando stavamo male. Quando lui passava dalla sedia, eri contento, dicevo, sta funzionando. E in realtà la lipolisi era bloccata. Il tuo corpo andava a attingere ammoniaca, vi ricordate? Quando si sente l'odore di ammoniaca nel sudore è perché i gruppi azotati degli aminoacidi strutturali sono staccati dal gruppo carbonioso. Sarcopenia, è chiaro, qual è? Magari una volta a settimana fare il check è fondamentale. Può attivare il mio sistema. Ho abbassato ancora di 300 grammi. Normalmente un giorno di ricarico. Stavo fa lui così bloccato in paralisi. Young thugs in this motherfucker. Don't break up the fight, let them rumble. Don't make enemies with me. Ci ritroviamo a 12 settimane dalla gara che il chilo di carboidrati è ancora presente. Semplicemente ho aumentato un giorno in più della scarica. Cioè, se uno mangia 2000 calorie al giorno, no? Una signora che comunque con un'anamnesi alimentare si scopre che sta a 2000 calorie al giorno circa, già accumulare la lipolisi in un individuo qualsiasi, che sia la signora Pina o che sia Dario che deve fare una gara pro, quando tu riesci a mettere in moto l'innesco della lipolisi, lì diventa veramente come dare gas alla moto. Togli e dai. Non devi stare sempre ma, perché altrimenti il motore sbiella, fonde. Quindi è sempre in tutte le cose un toccate e fuga. L'allenamento vi permette di strutturare un allenamento in base a quello che poi sono le calorie, viceversa, di carboidrati. Vi permette di ragionare durante la giornata,
vi permette di sorridere durante la giornata. E tutto questo, come dicevi, è planare piano piano, no? Partire da una quota alta di carboidrati e poi spesso si vedono persone che a 8 settimane dalla gara, nella parte centrale della preparazione, perché io sono partito a 16 settimane, potrei anche scrivere 20 settimane, ma nella parte centrale, cioè che c'è il momento dalle 12 alle 8 settimane, quelle 4 settimane centrali sono quelle che normalmente sbagliano tutti, perché dall'off season si deve passare al pre-contest e in quelle settimane ci deve essere una ricomposizione graduale. Invece tutti sbagliano perché a 8 settimane, 10 settimane dalla gara, che cosa fanno? Tagliano completamente, iniziano ad alzare il volume del cardio, iniziano a fare allenamenti a super serie, allenamenti a volume con tecniche buttate lì a caso e iniziano a mangiare poco perché l'obiettivo è tirarsi senza poi pensare all'off season che è appena terminata, che si deve... Era esattamente quello che facevamo noi negli anni 80. Ecco. Cioè, bulk fino al primo di giugno, al primo di maggio, gara al primo luglio, due mesi. Noi tutti eravamo standardizzati che due mesi prima della gara ci si cominciava a preparare. Quindi si passava da 5.000 calorie a 1.500, ve lo giuro. Cioè, ormoni tiroidei, perché quando ti devi tirare devi prendere gli ormoni tiroidei. Basta con i carbo perché a questo punto se vuoi andare in paradiso e sedere alla destra del padre devi fare i sacrifici, perché era inconcepibile fare avere la medaglia al valore se prima non avevi i segni del cilicio, no, delle frustate sul Golgota, veramente la croce. E noi eravamo contenti quando stavamo male. Quando non ti alzavi dalla sedia eri contento, dicevo sta funzionando, sono a dieta. E in realtà la lipolisi era bloccata molto spesso, a volte andava avanti se avevi fortuna. Quello che era bloccato sicuramente era A, l'aumento della massa muscolare, ma soprattutto B, il tuo corpo andava a attingere ammoniaca, vi ricordate? Quando si sente l'odore di ammoniaca nel sudore è perché i gruppi azotati degli aminoacidi strutturali sono staccati dal gruppo carbonioso. Ogni aminoacido è fatto da una parte azotata e da una parte carbonosa. Alcuni aminoacidi, in particolare l'ananina, la glutammina, la glicina, si chiamano aminoacidi glucogenetici. Nell'arco evolutivo dell'uomo che si è dovuto adattare a mille circostanze, tra le quali in alcune zone del mondo probabilmente anche l'assenza totale di carboidrati, per andare avanti l'uomo ha dovuto sviluppare, parliamo di migliaia di anni, non da oggi a domani, lunedì scarico di carboidrati, finito la pacchia dei carboidrati, si è dovuto inventare il ciclo glucosio-lamina. Si chiama così perché alcuni aminoacidi possono diventare glucosio, ma soprattutto alcuni aminoacidi, scusate, glucosio non può diventare aminoacidi, ma alcuni aminoacidi possono diventare glucosio. Per questo potete campare a zero carbo e vivere lo stesso. È chiaro che si va in sarcopenia, è chiaro che qual è il magazzino in certe circostanze diventa il muscolo, perché la prima cosa a cui va a attingere l'organismo è il glicogeno. 1500 calorie di glicogeno, molto spesso tu fai un total body spinto e quasi completamente finito il glicogeno che hai nei muscoli. Un total body spinto fatto bene, allora lì devi mangiare carbo, perché se non mangi carbo il giorno dopo sei senza la moneta spendibile. L'organismo fa la stessa cosa del giorno prima e dici scusa, ma il negozio è chiuso, quello del glucosio, quello del glicogeno che hai sul muscolo e sul fegato. Quindi dove andiamo a attingere? Ah guarda, c'è un magazzino che si chiama muscolo, che in caso di necessità ti apre e ti regala alcuni aminoacidi strutturali per poter ottenere energia. È compatibile con l'intelligenza questo? Ovviamente no, perché vai a distruggere tessuto muscolare per generare un'energia che tu vuoi utilizzare per mettere tessuto muscolare. Si chiama autocannibalismo. Mangi te stesso per ottenere forse te stesso, e ve ne accorgete in questo senso. I carboidrati sono formidabili in questo senso. Inizio i carboidrati all'inizio, cioè prima una sorta di dimagrimento, per poi il mese dopo metto comunque i carboidrati fissi perché credo in questo sistema e quindi comunque voglio attivare questo sistema. Cioè cerco di
cerco di chiudere totalmente quello che ha fatto fino a quel momento e devo attivare il mio di sistema. Poi è chiaro che, come diceva Piero, ci sono atleti che in estate hanno avuto una risposta e poi lo stesso atleta dopo 3-4 mesi mi sono ritrovato atleti che non rispondevano in questo modo. Allora lì poi c'è il dubbio, sta facendo la dieta, l'allenamento forse probabilmente è troppo a volume. E io vi voglio anche raccontare questo, che cosa succede a 4 settimane dalla gara, perché siamo arrivati a 7 weeks, quindi entriamo nel vivo del percorso. A 7 weeks io ho fatto un'altra variazione, che sono di 3 giorni a 500, un giorno a 700, e quindi abbiamo abbassato ancora di 300 grammi su 3 giorni e di 100 grammi sul giorno di ricarica, quindi sono stati sottratti altri 400 grammi di quantità di carboidrati. E poi qui siamo a 7 settimane dalla gara. Normalmente io voglio che l'atleta sia pronto a 4 settimane dalla gara. Perché? Perché il lavoro a 4 a 3 settimane dalla gara deve essere terminato. Un chilo di grasso a settimana fa fatica a mollarlo. Il muscolo, il lenzuolo lo tiri da una parte verso la lipolisi e ti si scoprono i piedi dei muscoli. Quindi 3 settimane prima bisogna essere a posto e dopo il DJ un po' più gli alti, un po' più bassi, stai bene e l'atleta sta tranquillo. Cioè c'era Kovacs, Fuchs, tutta quella gente lì, Dillet, e lo stesso che Green, che io ho visto mangiare cose che non era possibile. Giravano e grondavano per la fiera e non era DNP, dienitrofenolo, era l'insulina che eri continua, e giravano con questo pasto in mano continuamente a mangiare. Dico, non dico a te, voi siete bravissimi tutti e due, però sono cose che mi affascinano fino a un certo punto. Però anche è anche vero che la situazione è la condizione. Nel momento in cui la condizione continua a reggere e il peso mano a mano sale, ma la condizione ci sta sempre, non vedi ritenzione, non vedi affaticamento, non vedi fiatone, non vedi tutte queste problematiche, chiaramente c'è un limite a tutto. Vabbè, questo, c'è un aspetto... Però a differenza di operazioni che ho fatto in passato dove arrivavo con le caviglie grosse e così. Quindi rischi di buttare una preparazione perché hai fatto così. Quindi anche la percezione non solo dell'essere vuoto, dell'essere pieno, ma anche della corrosione, perché ti senti proprio corroso, ti fa bodybuilding, senti che proprio c'è una macerazione, fa il doppio bicipite di schiena e non sente niente, lo fa e basta, fa questa posa qui che è un'altra posa coinvolgente e non sente. Cioè la percezione di sé, l'automonitoraggio è fondamentale quasi quanto il monitoraggio del coach, quindi questo trasferimento, io sento questo e te lo comunico, è fondamentale. Vuoto appunto di non sentire più quella sensazione di pienezza, peso basso, dettagli fuori, la scarica deve migliorare la pelle, deve migliorare, deve fare spazio per poi far entrare altri carboidrati, e il corpo abituato alle grandi quantità iniziali, ci troviamo che a 300 grammi, come per Dario erano 500 oppure 700 per un periodo, ci ritroviamo a 300 grammi con una quota a parer mio gestibile, perché anche se il corpo in quel momento sente comunque tanta fatica, ma 300 grammi è una quota gestibile. Questo è per domani, questo è per domani. A quelli che non arrivava il pasto velocemente, quindi sul tavolo iniziavano a mangiare il classico pane che arrivava, quindi inizia... chi te l'ha detto di mangiare il pane? Ragazzi, vedete che questo è in più rispetto a quello che vi sto facendo fare. Cioè questo è semplicemente un modo per stare tranquilli, tanto che vuoi che accada, se l'atleta è in formissima, per me quel tipo di pasto libero, che poi ci deve essere un limite chiaramente, per me è un modo di, per me è una festa prima, ecco, anticipare il giorno dopo. Cioè quindi per me è una festa con gli atleti. L'aggregazione fatto, anche esatto, tra atleti. Su questa cosa ho fatto storie, ho fatto video al Cairo e lui dice guarda non so perché ma la carne in Egitto era sempre a Catania. Guarda quella non era... La sindrome di Tutankhamon. Esatto. E lì a quella gara è arrivato quarto su 9 atleti. Queste sono, ecco, le cose che poi scriveremo in questo famoso libro. E adesso che faccio? Risponde un mio amico per mantenere vivace la situazione. Adesso muore. No! Che devo fare? Lui così bloccato in paralisi? Che devo fare?
adesso bere. Vai allo stand Bolero e inizia a bere. Lui inizia a bere in continuazione. Intanto sale sul palco colorato, grondava, era diventato bianco, arriva quarto. La sera, perché poi io poi avevo altri atleti, quindi a lui non l'avevo più visto. La sera dobbiamo fare questo amico mio, dobbiamo passare a prendere Umberto al suo albergo. Perfetto. Vado sotto al suo albergo, lo trovo da lontano con due casse d'acqua in mano. Dovevamo andare al ristorante a mangiare. Faccio, ma dove cazzo va? E quello Armando mi ha detto di continuare a bere perché sennò muoio. Le spalle, l'idea di dire faccio la super serie. Io invece la intendo in un altro modo. Anche la super serie deve essere strutturata bene perché devi capire perché stai facendo quella super serie. Perché hai scelto quel tipo di angolazione? A te, sul tuo corpo, a che serve? Che cosa devi migliorare? Allora, quando fanno un preset, io vedo gente a volte postare dei video, fare i preset, e tu pensi, analizzi l'atleta e dici, ma questo ha il centro schiena che è carente, si concentra sul gran dorsale invece di concentrarsi sul centro schiena, e vedi super serie focus sul gran dorsale e non sul centro schiena. Allora dici, perché quel tipo di super serie? Allora anche le super serie devono essere abbinate giorni. Un giorno 500, un giorno 600, un giorno 700. Andrea ha perso 2,4 kg questa settimana.